Eccoti. Ora, cerchiamo qualcosa da mangiare e da bere, che ne dici? I mercanti hanno delle cose deliziose. E stasera lascerò tutte le decisioni a te. Ricordi quando rubavamo il cibo dalle bancarelle di Cefalonia? Potremmo fare lo stesso qui, in ricordo dei vecchi tempi. Oh, il solito combina guai. Vi do il benvenuto. Ho una meravigliosa selezione di vini per te e per quest'incantevole signora. Solo l'uva migliore dai vigneti migliori. Preferite vino secco, dolce o forte? Hai girato tutto il mondo. Conoscerai i vini migliori. Questa donna è una madre che gestisce da sola la sua fattoria. A lei piace il vino forte. No, mi conosci troppo bene. Il vino forte è quello migliore. Vino fisis metiniskin. Dios e bebe. Pesi. Sembra tutto buonissimo. Ho l'acquolina in bocca. Sentite questo profumo? È il cibo migliore di tutta Tegea. Ditemi, cosa volete? Abbiamo coscia d'agnello con riso e olive, pollo arrosto con verdure fresche e stufato di capra. Decisioni. Prendiamo l'agnello con le olive, per favore. Oh, adoro le olive! Divorerò tutto in un istante. E poi divorerò anche te. Non sai quanto mi serviva una serata così. Vi do il benvenuto! Se siete dei buon gustai, io qui ho tutto quello che non potreste immaginare mai! Cosa preferite? Budino d'uva con noci? Fragole fresche con panna? O pere al forno con glassa al miele? Scegli bene! Adoro i dolci! Le pere sembrano deliziose. Omero le chiamava i doni degli dèi, ma è il miele che le rende davvero divine. È stata una serata perfetta. Sapevi esattamente cosa volevo. Ora, dimmi che cosa vorresti tu. Lascia che te lo mostri. Oh, Arione! Che c'è? Per gli dèi, che ti è successo?
Banditi! Sono arrivati e hanno preso tutto! Ho cercato di proteggere la casa, ma erano troppo forti! Non dovevi affrontarli. Possiamo sostituire quello che hanno rubato, ma non posso sostituire te. Non sarebbe successo se mi avessi insegnato a combattere! Starà bene. È solo qualche graffio. Hai ragione. Arione sta bene. È questo che conta. Alexios, devo dirti una cosa. Dimmi pure. Con te qui mi sono sentita felice per la prima volta dalla morte di mio marito. Speravo che tu fossi ancora la stessa persona che amavo Cefalonia. E se anche tu provi lo stesso, per te c'è un posto qui. Anais. Il fatto che tu mi abbia dato retta e non abbia insegnato ad Arione a combattere dimostra che sei affidabile. Mi piacerebbe che restassi con noi. Ti amo, Anais. Ti ho sempre amato. Ma... Lo so, lo so. Hai sempre odiato fermarti in un posto. Non vedevi l'ora di andartene da Cefalonia. Eri la cosa che preferivo di tutta l'isola. È ora che vada. Capisco. Sappi solo che quando passerai dall'Arcadia, ti accoglierò sempre a braccia aperte.